Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Allora, intanto mi scuso perché sì, è un bel po' di giorni che non faccio video, mukbang specialmente, ma è un po' di giorni che non faccio proprio video. Ho fatto una live e basta e ho messo dei video vecchi e mi scuso. Questo è un video nuovo e non è un video vecchio. Oggi è il 22 di luglio. 22 di luglio, ecco. E questa è una frittata con i funghi. Oh, come metterò io nel titolo? Pizza gigante con funghi, che così acchiappiamo i boccaloni che ci credono, eh? No, questa è una frittata con tre uova, un po' di latte, dei funghi champignon, quelli surgelati. Ho fatto andare i funghi con un po' di aglio, prezzemolo. E mezzo bicchiere d'acqua. Quando erano cotti, ho sbattuto tre uova, un po' di latte e ho buttato e ho fatto la frittata. Non ci ho messo formaggio o altra cosa. Fuma. E fiuma l'apo, il fiuma, ma te non puoi, non puoi la frittata. Ti do un bicottino se vuoi, mezzo bicottino, va bene? Patteggiamo per mezzo biscottino, si saluti tutti. Vieni qua e saluti tutti, qua devi salutare tutti, qua. Patteggi per mezzo biscottino. Ok. Buon appetito a chi mangia assieme a me. Buona. Piatto veloce. Povero perché non avevo niente in casa, vi dico la verità, non ho niente in casa, farò domani la spesa. Ho mangiato proprio le ultime cose che avevo in casa, perché stasera farò un piatto di pasta che c'è anche Giovanni. A pranzo non c'è, sono qua da sola perché lavora, finisce alle 8. Stasera farò un piatto di pasta, ho già preparato un sughetto col pomodoro e tonno per stasera, faccio un piatto di pasta. A pranzo avevo lì tre uova e un po' di funghi nel freezer. E ho detto, sai cosa? Faccio una frittata con i funghi. Ed è venuta pure buona, perché tante volte le cose semplici fatte alla veloce sono quelle più buone. No, amore, non te lo posso dare. Proprio no. Non gli ho manco messo il sale, vi dico la verità, ma va bene lo stesso. Oggi si sta divinamente, si sta divinamente perché stamattina alle 6 quando sono andata a portare giù l'apo c'era un po' di temporale. Ma no, mi si è staccata pure la molletta. C'era un po', aia, aia, c'era un po' di temporale stamattina. Sinceramente acqua non ne ha fatta, eh. Ha fatto proprio 4 gocce, ma proprio 4 gocce contate. Però almeno dai, è l'una di pomeriggio e vi dico la verità che ho aperta la porta finestra e si sta bene, non c'ho né il condizionatore né il ventilatore, niente, e si sta bene. Dopo il grande caldo che ha fatto, ce lo godiamo perché tanto sarà solamente oggi. Prendiamo un libro. Ecco. Sì, vabbè, così. Vabbè, lasciamo perdere. Ieri avevo già preparato per fare il mukbang ieri sera. Poi non l'ho fatto. Perché siccome che l'apo non è stato bene, tra virgolette, ha avuto un attacco epilettico. Sapete che lui soffre di attacchi epilettici, non ne ha tanti, ne ha ogni tanto, però a me spaventano tutte le volte, anche se sono abituata perché ne ha avuti tanti, però essendo appunto un cane anziano, ormai ho sempre paura che ci lasci le penne, ogni attacco epilettico che ha, capito? Perché non sono mai tutti uguali, ne ha di forti, ne ha di leggeri, capito? E avendo l'età ormai avanzata ho sempre paura. Infatti ieri ne ha avuto uno che
gli ha portato un po' il traffico per un bel po' di minuti, perché solitamente quando ce l'ha 2 minuti dopo gli è passato e lui non si ricorda, almeno dicono che non si ricordano. Ieri invece per un po' era un po' stranito, camminava via tutto, che gli cedevano le gambe dietro, era un po' stranito, sì, si vedeva. Dopo gli è passato ed è stato bene, però a noi, meno male che ieri mio figlio aveva il giorno di riposo, era a casa da lavoro, che almeno c'ha lui, perché io mi spavento troppo, capito? Io vado proprio in panico, vado. Però dai, dopo e difatti ha avuto quello e mi era passata proprio la voglia di fare video, vi dico la verità. Ieri sera avevo già preparato il piatto per fare il mukbang con la pasta, i spaghetti, aglio olio. Ieri sera ho detto faccio un mukbang, avevo già preparato tutto, però poi è successa quella roba lì, vi giuro, mi era passata proprio la voglia, non ero proprio, perché io ho sempre detto io i video se li faccio col sorriso e perché mi diverto e perché mi piace magari portare un qualcosa a voi, ma se devo farli lì smorta con quel pensiero, con la paura, no, preferisco non farli. Difatti ieri non ho fatto proprio niente, capito? C'è un vento fuori, però scotta troppo. Mi state chiedendo, almeno so che in privato una state chiedendo tante, mi state facendo tante domande che sinceramente, ragazzi, io non vi so rispondere, vi dico la verità, perché allora ci sono tanti di voi che vogliono mettere su un canale YouTube, no? Non so se c'è il boom, se c'è il boom adesso. No amore, non posso. No amore, niente. Ti ho fatto il pollo bollito col riso, hai già mangiato, basta. Questo proprio scordatelo, non puoi. Mi state facendo tante domande in privato, no? Perché dite, pensate che con YouTube si possa campare, si possa fare chissà cosa. Ragazzi, allora, io come ve lo dico in privato, ve lo dico qua perché mi avete detto di fare un video, no, apposito, però sinceramente non mi va di fare un video apposito, anche perché il mio canale è basato sui mukbang, su altre cose, e se mi mettessi a fare un video che non c'entra niente, che le persone vogliono vederlo, magari ve lo posso dire qua così velocemente. Come vi ho detto in privato, lo dirò in un video, perché... Però ragazzi, guardate, con YouTube si può anche campare, però dopo anni, cioè io sono, è dal 2018 che faccio video, capito? Non è un anno, cioè non è che puoi pretendere, perché voi mi fate domande, ma se apro canale quanto ci metto a fare il viso, quanto ci metto a fare iscritti, quanto ci va. Non è così facile, così semplice, magari vi può andare di culo, ma è difficile. Perché ormai ci sono troppi canali, ci sono troppe piattaforme, che è Twitch, che è TikTok, sono troppe piattaforme più giovani di YouTube, perché YouTube è stato il primo, che tanti vanno lì, capito? Però se pensate di campare con YouTube, per dirvi, questo mese si fa la fame. Un po' tutti quelli che fanno YouTube, il mese di luglio, agosto, ci fa la fame, perché le visual si dimezzano a tutti. Allora, se non è più, ma anche un Riccardo Dose, le visual si dimezzano luglio, agosto, perché giustamente la gente è al mare, è in ferie, fa caldo, vanno nei parchi, vanno fuori, escono, non stanno lì su YouTube, capito? Perciò già luglio, agosto, perso i pezzi, scusate, figurati già sotto l'apo.
l'aspirapolvere umana. Già a luglio e agosto, appunto, le visual si dimezzano, perciò anche gli introiti, perché quelli delle pubblicità investono molto poco sui canali a luglio e agosto, investono poco, perciò voi vedrete anche molta meno pubblicità, perché più di uno a voi, me, poverini, siete venuti in privato a dirmi: guarda che ti sei dimenticata di mettere le pubblicità, che non guadagni. Non è che mi sono dimenticata, è proprio perché YouTube ne mette poca. Cioè, tu ne puoi mettere anche 50, poi YouTube che decide quanti metterne. Cioè, quando ne vedete troppo, quando ne vedete poca, non è che dipende da noi. Tu ne metti 20 in un video, però non usciranno mai 20. Ne può uscire uno, come due, come tre, come quattro, capito? Ma adesso che appunto è luglio-agosto, ne esce una. Massimo, se va di culo, due. Appunto perché gli inserzionisti non spendono, perché sanno benissimo che il mese di luglio-agosto non ne vale la pena. Difatti, se voi guardate il mio canale, le visual sono molto basse rispetto a 3 mesi fa, 2 mesi fa, perché appunto giustamente adesso fa caldo e le persone vanno al mare, sono al mare. Agosto sarà ancora peggio, perché sono tutti al mare o sono tutti a casa in ferie, perciò non stanno lì a guardare YouTube, capito? Perciò sono 2 mesi proprio che, se tu vuoi campare solo di YouTube, se non hai un altro introito non ci campi. Io fortunatamente, perché adesso Giovanni ha cominciato a lavorare, perciò se non prendo troppo qua ho l'introito anche di Giovanni, perché altrimenti se fosse solamente per quelli che prendo io qua non ce la farei, capito? Non ce la faccio, perché non ho luglio e agosto, ragazzi, è una roba allucinante, capito? Perciò se volete mettervi a fare perché volete divertirvi o volete prendere quei 100 euro, lo fate anche, però se sperate di viverci e quant'altro, anche perché non è facile, bisogna arrivare alle 4.000 ore, per essere monetizzati bisogna avere, penso, 1.000 iscritti. Non sono sicura, perché sono cambiate le cose da quando ho chiesto la monetizzazione, io sono passati anni. E non so, credo che sia anche cambiato. Penso sì che sia 4.000 ore, però non so se bisogna avere 500 iscritti o 1.000 iscritti per chiedere la monetizzazione. Una roba del genere. Se non mi sbaglio, no. Però non è difficile, va sicuro io. Cioè, non è facile. Difatti ci sono state le male lingue che ieri sono venute sotto a scrivermi in un video di 2 giorni fa, che io non sto facendo più video perché guadagno poco, perché si guadagna poco luglio agosto. Invece è il contrario, perché dovrei farne di più video invece per guadagnare un po' di più, visto che adesso si guadagna poco, capito? Dovrei farne di più, appunto perché si guadagna poco adesso, non farne proprio più. Perché ci sono youtuber tipo un Riccardo Dose che, per dire, il mese di agosto, solitamente tutti gli anni, lui proprio chiude e non pubblica. Per un mese non pubblica video, perché se ne va in ferie, ma lui se lo può permettere quei soldi che prende al mese, capito? Io, per dirvi, non potrei permettermi di chiudere Baracca e Burattini per tutto un mese e non fare niente. Perché ci campo io con YouTube, capito?
se io non faccio video, se io non faccio live, non è per quello, perché si prende poco. È proprio perché quando non lo faccio è perché succede qualcosa, o che non sto bene io, o che non sta bene Giovanni, o che non sta bene il Cade. Sicuramente perché succede qualcosa. Difatti, ieri non sono stata bene io. L'altro ieri non sono stata bene io. Difatti ho buttato fuori un video vecchio e la sera invece una live l'ho fatta, però io ho avuto tutto il giorno un'ansia bestiale. Tutto il giorno ho avuto un'ansia, credo proprio dovuta dal caldo. Credo proprio un'ansia dovuta dal caldo, perché a me va la pressione a terra quando c'è troppo caldo, e ha fatto veramente 2 giorni, 2 giorni. Sono giorni ormai che va avanti a 40 gradi, ragazzi, cioè giorni che va avanti a 40 gradi. Infatti io l'altro ieri non sono stata proprio bene per niente. Avevo giramenti di testa, non riuscivo neanche ad andare da qua al bagno, c'è cioè una debolezza allucinante. Difatti non ho fatto niente, non ho fatto video, capito? Ieri invece è stato male Giovanni, è stato male Lapo, e perciò nell'altro ieri e oggi no, negli ieri, l'altro ieri non ho fatto niente. Capito? Bene. Io ragazzi spero di avervi fatto piacere aver fatto questo video, perché so che tanti, lo so, che aspettano il video la sera alle 7 per mangiare assieme a me, perché gli faccio compagnia e mi sento terribilmente in colpa quando non li faccio, vi giuro. Perché so che tanti aspettano proprio le 7 per vedere il mio video, perché mangiate assieme a me, tante persone magari che sono a casa sole, che non hanno nessuno, e aspettano la compagnia. E mi dispiace quando magari non riesco a fare niente, capito? Niente, io spero di avervi fatto piacere. Se vi va, come sempre, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, condividete il video. Io vi mando un bacio a formato famiglia e vi do appuntamento alla prossima. Se vi va, mettete like. Ciao!